Ciao ragazzi, anche oggi facciamo un video flash perché molti di voi mi hanno chiesto di portare sul canale la quarta uscita della collana di Figure One Piece da Edicola e eccola qua. Andiamo subito a spacchettarla insieme. Poca carta questa volta, abbiamo due cose, la figure ovviamente e il fascicolo. Prima nota positiva, la prossima uscita è fra 2 settimane, quindi sembra non ci siano ulteriori ritardi. La cosa negativa è invece che ci sarà Sanji, non uno dei miei personaggi preferiti, e soprattutto non mi piace nemmeno nella posa in cui è mostrato nell'immagine. Come al solito, nel fascicolo abbiamo una scheda del personaggio, un poster nella pagina centrale, qualche indicazione sommaria relativa ovviamente alla presenza di Ace nell'opera e poi l'annuncio della quinta uscita. Arriviamo invece alla figure ed eccola qui libera dal suo imballo con il suo supporto in plastica. Come al solito la confrontiamo con la figure di Luffy, che forse è quella che mi è piaciuta meno. E anche in questo caso devo dire che c'è un lieve miglioramento, vista anche la complessità e il numero di dettagli della figure di Ace. Se la confrontiamo invece alla figure di Usopp, che è quella che reputo la migliore, forse siamo un filo sotto, lo vediamo soprattutto nella colorazione dei capelli e nei dettagli del volto. Su Usopp davvero eccellenti. Su Ace ancora abbastanza mediocri. Ovviamente per la prima uscita ho realizzato un video dedicato che vi lascio nella scheda. Stesso discorso anche per la terza uscita che trovate sempre nella scheda. Come per lo scorso video, vi consiglio di scaricare il piano completo dell'opera che vi lascio in descrizione e che è grosso modo questo. Ho preso un appunto su quelle che possono essere le uscite che mi interessano maggiormente, soprattutto per la grandezza dei personaggi, visto che in alcuni casi il prezzo di 9,99 può a mio avviso essere anche giustificato dalla fattezza della figure. Altra cosa che voglio precisare è che parliamo di 80 uscite e a cadenza bisettimanale arriviamo al 2025 e c'è una terza guerra mondiale papabile, quindi fate voi le vostre considerazioni. Bene, direi che anche per oggi è tutto. Vi ricordo che al raggiungimento dei 250 followers andrò a realizzare un video dedicato alla famosa mensola della vergogna, ovvero lo scaffale della mia libreria nel quale tengo tutte le serie che ho deciso di droppare o che non mi sono piaciute. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like e arrivederci alla prossima. Ciao!